空に君は何を見るのか旅立つ風に君は何を聞くのか少年のままで生きているならその手で明日を掴めるはずさbastardo, dove credi di andare? Non riuscirai a sfuggirci, ti ho detto di fermarti! Voi due andate a prendere quei soldi, svelti! Subito capo, muoviamoci! Non è giusto trattarmi così solo perché sono nato cane. Don Bè ha ragione. Facciamolo salire. Oh, avanti, Don Bè, non lamentarti tanto. Meglio così che a nuoto, non credi? Attento, su, che stai parlando del mio cane. Ci sono molto affezionato. Cosa hai detto, piccolo presuntuoso? Io non ho padroni, capito? Questa te la farò pagare, stupido cagnaccio! Oh, un chimonino! Ah! Ehi, voi, datemi una mano, prego! Un uomo in mare! Deve essere annegato. Quell'uomo non è annegato. È stato ucciso con una spada. Già, l'ho visto, Suke. Probabilmente sarà stato assassinato dai suoi stessi compagni di gioco perché è scoperto a barare. Ehi, Yokoto, è stata un'esperienza terribile, vero? Mm-hmm. Chissà dove sono Sutemaru e Donbei. Ah, Don Bè, sei un disastro. Per colpa tua mi sono bagnato tutti i vestiti. Ti meriti una bella punizione, quindi niente cena. Ehi, cagnaccio, dove stai andando? A bere un po' d'acqua per riempirmi lo stomaco. Sempre il solito egoista. Anch'io ho fame. Ehi, Don Bè, che ne diresti di andare a cercare qualcosa da mangiare? Il mio stomaco reclama. Sotomaru! Guarda che cosa ho trovato. Fa vedere. Ehi, ma questi sono soldi! Dove li hai trovati, Don Bè? Tra quelle canne! Evviva! Capitano, a proposito, con questo potremmo comprarci un sacco di cose da mangiare! Spiedini di carne, riso! Evviva! Stasera faremo una cena fantastica, fratello! Ehi, che ti prende, Don Bè? Scappiamo presto, andiamoci! Ehi, tu! Mettimi a risalto, quell'uomo deve essere il proprietario dei soldi! Fermati, ladruncolo, aspetta! Fregati, non deve prenderci! Sutemaru! Don Bè! Sutemaru! Dove vi siete cacciati? Ehi, attento! Ma dove vai? Ho voglia di fare una corsa, non preoccuparti, ci vediamo dopo! Maledizione, quell'ammasso di muscoli non ci voleva. Ehi, quella mi sembra la locanda giusta per festeggiare. Cameriera, prepara un tavolo, ci sono due clienti in arrivo. Cazzaccio, fermati, dove vai? Siamo arrivati. Fai uscire subito quel cane. Non vi preoccupate per lui, ci porti da mangiare, abbiamo una fame da lupi. Quanti soldi, sì certo vi servo subito signori. Padrone, ci sono due nuovi clienti. A quanto pare c'è chi si diverte là dentro. Dal chiasso che fanno sembrano dei bambini come te. Piantala di provocarmi. Smetto. Chiedetela voi due. Non riesco.
riuscito proprio a capire dove sono finiti Sutemaru e Dombè. L'ultima volta che l'ho visto era in groppa al suo cane e si dirigeva da questa parte, ma credo che non sia ancora arrivato. Ehi, abbiamo ancora fame! Cavaliere, ci porti nell'altro riso! Non ho mai mangiato delle cose così buone! Sono eccezionale! Voglio mangiare fino a scoppiare! Non sono mai stato così felice! Ti confesserò un segreto, caro fratello. Ho sempre sognato di fare una buffata come questa! Anch'io! Un po' di contegno, fratello! Speriamo che sia di vostro gradimento! Su questo non ci sono dubbi! Pronti? Questa mangiata me la ricorderò per tutta la vita! Viva il cuoco! Quel bambino, oltre a essere un ladro, è anche un maleducato. Buono! Buonissimo! Credo di aver mangiato troppo! Anch'io! Ecco il conto, signori. Grazie! Questo è per voi, ma voglio il resto, d'accordo? Oh, ah, ve lo porto subito! Accendiamolo! Maledetti, questo denaro è falso! Pensavi che non me ne sarei accorto, mascalzone? Questa non ci voleva. Ti farò mettere in prigione, ragazzo! No, per favore, non sapevo che fosse falso, l'ho trovato per terra! Devo fare qualcosa, non posso rischiare. Lasciatemi andare, signore! No, meriti una punizione! Ehi, tu, aspetta! Ehi, ma che cosa vi ho fatto, signore? Niente. Voglio il denaro che ti ha dato quel ragazzo. Non vi conviene, è falso. Non vi servirebbe a niente, credetemi, proprio a niente. Bastardo, perché l'hai picchiato? Tirati su! Padrone, presto. Padrone! Padrone, dove siete? Oh, non è possibile! Il padrone è stato ucciso! Assassino! Credete che sia stato io? Andiamocene, Dombè. Accidenti, che botta. Con questa corsa che abbiamo fatto, ho già digerito tutto quello che ho mangiato. Maledizione, ho corso un bel rischio per quel denaro falso. Per colpa sua stavo per finire in prigione. Devo assolutamente scoprire da dove proviene. Andiamo, Dombè. Sì, vengo. Di metterti al lavoro. Dopo la buffata è il minimo che tu possa fare. Perché solo io? Anche tu hai mangiato. Naso a terra e trova una traccia. Chiuda per bene. Un momento. Secondo te cos'è? Te lo dico subito, Dombè. Ma questo è sangue. Cosa? Siete sicura che quel bambino e il cane hanno pagato il conto con denaro falso? Certo, quel ragazzo si comportava in modo strano. Ho sospettato subito di lui e non avevo torto. Allora tutto quel chiasso che abbiamo sentito provenire dalla locanda erano loro. A quanto pare sembra proprio di sì. Ma come hanno fatto a procurarsi quel denaro falso? Da come ne parlate mi sembra di capire che li conoscete. Oh no, chi? Il bambino con il cane? Per me li conoscete benissimo, perciò saldate il conto altrimenti avvertirò il commissario. D'accordo, ma smettete di urlare, signora. Se era veramente Sutemaru, pagherò io per lui. Sutemaru e Dombè, si chiamavano proprio così quei due ladri. Potreste essere suoi complici e pagare con soldi falsi. Ehi, ma che state dicendo? Sapete chi è questo signore? Lascia stare, Suke. Avrete quei soldi, ma vorrei sapere chi è stato ad uccidere il padrone della locanda. Si chiama Izuki Daiachi, è il proprietario di una casa da gioco nel Tempio Azuko vicino al bosco. Bene, il Tempio Azuko. Credo che sia il caso di andare a dare un'occhiata a quel posto. Altro soldo. Bene, è uguale a quello che hai trovato vicino al fiume. Bravo. E così ne hai trovato un altro, eh? Tu sei quello che ha ucciso il padrone della locanda. Stai zitto, idiota, e dammi quei soldi prima che ammazzi te e quella brutta bestiaccia. Ehi, voi, venite qui! Sì, capo. Maledetti bastardi! Fuori i soldi, ladruncolo, altrimenti... Scendi immediatamente da lì! Dombè, vieni qui! Vengo! Eh?
riuscirai a prendermi i soldi? Non insistere, sono più in gamba di te. Don Bè, vieni qui. Prendilo al volo. Preso. Bravo, Don Bè. Bastardo. Tirami subito fuori da questa gabbia, maledetto bastardo! Ori wa hikari o tabete ikite iru. Kumo wa sora o oyoide ikite iru. Yukumori umareta te no asa. Beautiful morning, 物語の始まり。